'Cause I'm all over you. Are you all over me? True, it hurts when you see rainy days are too cheap. La prima volta non si scorda mai. Non chiedetevi perché sia successo solo ora, ma sorridete perché c'è stato. Il Benevento è finalmente in Serie A. Da non crederci. Benevento, una realtà così difficile. Una squadra che nel corso della sua storia ha vissuto più cambi di nome che promozioni. La squadra nasce soltanto nel 1929 con il nome di Società Sportiva Littorio Benevento e inizia a giocare sul campo Santa Maria degli Angeli realizzato da Don Francesco Minocchia. La rinominata Associazione Calcio Benevento avviene soltanto nel 1946, l'anno della Prima Repubblica, quando il club conquistò per la prima volta la Serie B, ma dovette rinunciarci per problemi finanziari. Sei anni dopo, con la chiusura della storica società, falcidiata dai debiti, entrò in gioco il secondo club cittadino, i Dilettanti della San Vito, che dopo sette anni approdarono in Serie C come Società Sportiva Benevento. Nel 1966, da una fusione delle due compagini cittadine, nacque la Polisportiva Benevento. Otto anni dopo, il gran ritorno in Serie C. Nella stessa stagione il Benevento vanta anche una partecipazione alla quinta edizione della Coppa Anglo-Italiana. Tre anni dopo nasce la Società Sportiva Calcio Benevento, mentre nel 1980 ci fu l'inaugurazione dello Stadio Santa Colomba. Nella stagione 90-91, con il ritorno nel calcio dilettantistico, nacque lo Sporting FC Benevento. Il nome della nuova società fu scelto dai tifosi, in seguito ad un sondaggio telefonico fatto durante una trasmissione televisiva. Nel 1999 la squadra giallorossa regalò il primo trionfo in un campionato professionistico al calcio sannita ed il ritorno in Serie C1. Ma nel 2005, dopo gravi inadempienze fiscali, la società del presidente Spatola viene retrocessa a tavolino in Serie C2. Fu scritta così, ancora una volta, la parola fine al capitolo Sporting Football Club. È in questo periodo però che la società conosce una delle poche bandiere della sua storia. Il suo nome è Carmelo Imbriani, 133 presenze in maglia giallorossa, 5 anni da calciatore, più 2 da allenatore. Poi la malattia e la morte, avvenuta nel 2013. Nell'estate del 2005 viene costituita la società per azioni Benevento Calcio, presieduta da Holder Tescari, che non fu mai così amato dai tifosi beneventani. Nel marzo del 2006, a Benevento, tira un'aria diversa. Al timone della società giungono i fratelli Ciro e Oreste Vigorito e nel 2008 gli Stregoni vincono il campionato, regalando alla città il ritorno in Serie C1. I calciatori giallorossi vengono soprannominati gli Stregoni perché la città di Benevento è nota per essere la città delle streghe, chiamata così a causa dei riti religiosi pagani che svolgevano i Longobardi lungo il fiume Sabato. Venivano visti dalle popolazioni locali cristiani come veri e propri atti di stregoneria. Nelle stagioni a seguire, la società farà investimenti consistenti per allestire una squadra di alto livello per puntare con forza al raggiungimento della Serie B. I fratelli Vigorito dimostrano ben presto ottime capacità manageriali, investendo, oltre che sulla prima squadra, anche nel settore giovanile e nelle strutture. Il 26 ottobre 2010 l'amministratore delegato Ciro Vigorito morì. Benevento perde un pezzo di cuore. Tutti i tifosi invocano l'intitolazione dello stadio al defunto dirigente, che avverrà con delibera della giunta comunale. La stagione successiva lascia anche il fratello Oreste, ma rimane in veste di main sponsor e responsabile del settore giovanile. Nel 2016, dopo 87 anni, con la vittoria su Lecce, il Benevento conquista matematicamente la promozione in Serie B davanti a circa 20.000 spettatori. La stagione 2016-2017 è un qualcosa di noto a tutti, è un qualcosa di indescrivibile, di inspiegabile, che va oltre l'ambito calcistico. La squadra del Benevento ha dato alla propria tifoseria, alla propria città, un amore, una passione, una rivoluzione ed un senso di riscatto
che vuol trasferire a Benevento e al Benevento tutto quello che la storia gli ha tolto. Gli stregoni torneranno al San Paolo 13 anni dopo l'ultima volta. Quel giorno, in Serie C1, gli partenopei si imposero per 2-0 in una stagione che li vide sconfitti in finale playoff contro l'Avellino, che poi conquistò la cadetteria. La dedica del trionfo ed il pensiero è rivolto sicuramente a Carmelo e a Ciro. Benevento adesso in Serie A.